Allora, intro, parte 1, 3, 2, di ciao, sono Matteo Cheria. No, ho malissimo comunque. Dire fatti. In compenso. Come il 99%? Vai. Perché non mi ricordo. Hai ragione. Blocco. Uela, vi ho beccati, eh? Vi siete cagati. Benvenuti, oggi parleremo di sports. Io amo lo sport, adoro lo sport, ma non perdiamo tempo. Sigla! Ho sempre praticato sport, sin da quando ero ingenuo, senza malizia, buono d'animo, quando ancora non conoscevo perfettamente la differenza tra il bene e tra il male. Quando dentro di me avevo quella sana curiosità, no? Che ti portava a scoprire il mondo. Insomma, quando ero bambino. Ho praticato un sacco di sport sin da quando ero bambino, no? Perlomeno tutti quelli che ho potuto. Immersione subacquea, ciclismo, taekwondo, arrampicata. Ecco, questi non li ho mai provati, non potevo. Però, per esempio, che ne so, basket, atletica leggera, skyrunning, curling, questi mi facevano proprio cagare, quindi neanche questi ho mai provato. Come tutti i maschietti, perlomeno per il 90% degli anni 90, anch'io giocavo a calcio, scuola calcio, Pulcini, esordienti, juniores, eccellenza, C2, no, scherzo, un po' meno. Si giocava a calcio, amavo il calcio, all'oratorio, dove si poteva si giocava, chiaramente. Però verso i 10-11 anni chiesi ai miei di smettere, no? Perché volevo provare judo. Per i miei fu un po' un colpo al cuore e mi dissero: ma come judo? Il calcio ti piace? È uno sport sano, di squadra, all'aria aperta e soprattutto non paghiamo niente. Quindi fai il bravo bambino e vai a fare calcio, altrimenti ti chiudiamo nella stanza buia. Ovviamente sto scherzando, non è che i miei mi chiudessero una stanza buia, ci mancherebbe. Un po' di luce dalla sera tua entrava, che cazzo, non è che sono dei pazzi. Tante squadre, tanto divertimento, ma sicuramente la svolta l'ho avuta col AC Pollone Juniores. Una squadra fantastica. Allora, noi eravamo fortissimi, neanche forti, facevamo proprio cagare, cioè eravamo... La media delle nostre partite era 6-0, ovviamente per gli altri. Il primo tempo andavamo anche bene, eravamo solo sotto di 3. E poi avevamo un calo fisico e perdevamo gli altri 4, quindi cioè, una squadra della Madonna. Pensate che io ero capocannoniere con 7 gol in una stagione, no? Di cui 3 erano rigori, quindi proprio... Eravamo d'esempio per le altre squadre, perché anche se avevamo la certezza di perdere, noi c'eravamo. Cazzo se c'eravamo. Agli allenamenti eravamo 6 o 7, quando invece andavamo a mangiare la pizza e pagava il mister eravamo in 28, proprio professionali, ma di quelli. Vi dico solo che noi vivevamo i calci d'angolo come un rigore. Pensate, con i 3 calci d'angolo contro 4 erano gol per gli altri, non si sa come mai. Prima della partita, negli spogliatoi, le altre squadre erano concentrate, pensavano a quello che stavano per fare. Noi invece parlavamo solo di discoteca, di ragazze. Il nostro allenatore, Nanni, entrava sempre e diceva sempre: ma poco due, ma basta parlare di figa! Tra l'altro noi non lo chiamavamo mister, lo chiamavamo Nanni, cioè lui era Nanni, capito? Detto il re della figa per il suo passato da Latin Lover, tra l'altro. Un grande, era veramente un... era, è ancora vivo, poveraccio. Poi poverino, posso dire, raccontarvi ancora questa, l'unica partita di campionato che abbiamo vinto, cazzo, cioè lo giuro, lui era un matrimonio in meridione, cioè l'unica, ma che sfiga, cazzo. Cioè, abbiamo fatto un casino, siamo usciti, tipo Champions, mi ricordo, siamo andati in discoteca, puttane, cocaina, cioè un disastro. Vabbè, adesso sto esagerando. In discoteca poi non siamo andati alla fine. Ovviamente, come tutte le mamme degli anni 90, mia mamma mi iscrisse in piscina. Perché mia nonna, no, diceva sempre: è uno sport sano, è uno sport completo. Benissimo, ma a me fa cacare nuotare. Cioè, terribile, lo odiavo. Io mi ricordo che su e giù così tagliavo le vasche, avevo freddissimo, rischiavo sempre l'ipotermia. Cioè, terribile, terribile. Invece mio fratello era bravo, aveva vinto anche qualche gara. Invece io l'unica gara che ho fatto, cioè, non è che sono arrivato ultimo, non sono proprio arrivato. Cioè, ho dovuto tirarmi con le corde per salvarmi. Mio padre si vergognò tantissimo, mi disse anche: va bene perdere, però cazzo stavi annaspando. Appena dopo il matrimonio decisi di mettermi in forma, no? E quindi cominciai a frequentare le palestre, un po' di bodybuilding, un po' di corpo libero, avete presente un po' l'ambiente, no? Più o meno così. Pe
Dopo un annetto di allenamenti costanti e una dieta ferrea, i risultati furono questi. A carità, niente di che, ma comunque io una botta me la darei. Sì, in testa la botta. Poi circa 26-27 anni mi appassionai alle MMA, Mixed Martial Arts. Tra l'altro sono anche appassionato, la seguo, bellissimo, uno sport figo, divertente, figo, bello, bello, però mi facevo sempre male, distrutto, stiramenti, pugni, calci, qualcosa di rotto, cioè, sempre distrutto, e tutte le volte che tornavo a casa mia moglie mi aspettava col ghiaccio e il Voltaren al 2% e mi diceva: amore, e oggi dov'è che ti sei fatto male? E andavo a lavorare zoppicando, no? Però una figata, devo dire la verità, bellissimo. Però devo dire la verità, l'infortunio più grande me lo sono fatto con uno sport ancora più estremo delle MMA, il padel. Avevo giocato 5-6 volte. In questa foto noterete la mia faccia goliardica, convinta e sicura di me, perché ero ignaro di quello che stava per accadere. Infatti quella fu anche, tra l'altro, l'unica partita che vinsi, perché le altre tutte perse. Ne avevo giocate 7 a distanza di 5 mesi l'una dall'altra, più o meno, perché c'era il Covid. Ho giocato pochissimo. L'ottava fu fatale. Per salvare un punto, no, presi una punciunata contro quel plexiglass maledetto e mi ruppi il metatarso. È passato un anno ancora male adesso, però il punto l'ho salvato, eh? Il coglione. Questo era il mio curriculum da sportivo. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro. Datemi le vostre sugli sport, cosa avete provato nella vostra carriera. E mi raccomando, viva la forma fisica! Ciao! Fa schifo quello che dico. Arriva la forma fisica, fa ridere, fa talmente schifo che fa ridere. Però, mi raccomando, viva la forma fisica. Ok, fai te a farlo, cazzo. 5, 6, 7, 8. Viva la forma fisica, sempre. Soffiato. Adesso vieni qua, lo fai tu, vieni qua. No, vieni qua. Senza fretta, hai fretta tu. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e viva la forma fisica. No. Oh, porca puttana, l'ho fatto come hai detto tu.